vabbè, ragazzi miei, stiamo proprio oramai con la testa da un'altra parte, non c'è niente da fare. C'è niente da fare, oggi non c'era neanche un centravanti, non c'era neanche una punta e siamo stati proprio con la testa da un'altra parte e niente, l'altra volta pure stavamo perdendo, ci salvarono i gol di Milik e Politano, stavolta invece. Niente, stavolta proprio senza neanche un centravanti, senza neanche voglia, niente, proprio il giocatore così a fare possesso 90 minuti. Partita decisa da un rigore scandaloso, perché quello su Kulusevski non è il rigore, ma sinceramente me ne frega relativamente, me ne frega di più di vedere lo Zan un po' incazzato quando se ne esce per la sostituzione. Sì, comunque per chi se lo stesse chiedendo. Intanto mi è arrivata una notifica qua, ultima ora Sky Supercoppa Napoli, non so cos'è, dopo ve lo vado a leggere. Mi è arrivato, sono in bagno perché veramente fa cagare, ha fatto cagare questa partita. E no, scherzi a parte, mi devo lavare perché sono andato a giocare, non l'ho vista tutta la partita, raga, perché me ne interessava relativamente. E meno male che non l'ho vista perché non mi sono voluto vedere 90 minuti come quelli che ho visto mezz'ora di possesso palla Napoli sterile, sterile, sterile. Sì, con qualche occasione, qualche tiro in porta, con la difesa del Parma che sembravano birilli, stavano fermi. Noi c'entravamo gli uccelli per aria. E ho visto solo mezz'ora di partita perché mio padre mi ha detto che il resto della partita è stato tutto così, quindi meno male che non me la sono vista tutta. E niente, io sono sconcertato. Spero che sia solamente il fatto che vogliono giocare contro il Barcellona, tutto quello che volete voi, la stanchezza, tutti i cazzi che volete metterci voi. Spero che sia così, perché se questo è il Napoli che deve affrontare il Barcellona, non lo è, chiariamoci, ma se questo è il Napoli che deve affrontare il Barcellona, andatene pure a fanculo, perché veramente oggi di perdere contro il Parma con una partita decisa da un rigore, il primo non so se c'era, non l'ho visto. Il rigore di Insigne sì, c'era, rigore. Il secondo rigore su Kulusevski non c'era, porco cane. Venite a dire quello che volete, ma non è rigore quello, perché non è un contatto in aria con uno che cade, non vuol dire che è calcio di rigore, porco cane. Quindi, ma chi non fa fame? Ma chi non fa fame di questa squadra? Vabbè. Comunque, a me fa ingazzare sta cosa perché a me io voglio vedere i numeri, no? Voglio vedere, cioè Gattuso adesso sta facendo una bella rinascita, ha fatto una bella rinascita al Napoli, è vero che oramai l'ha fatta la rinascita, perché oramai il posto in Europa League l'abbiamo, la Coppa Italia l'abbiamo vinta, quindi la stagione a livello italiano è praticamente conclusa, ci vuole solo la Champions ora. Però almeno sai fare quel quinto posto in campionato che ti dà un po' di morale, almeno vincere queste partite qua con un po' di dignità, facendo vedere bel gioco, sai, la tipica squadra che è forte e si diverte. No, vabbè. E niente, mi trovo a commentare una sconfitta che sinceramente è immeritata perché il Napoli ha fatto un possesso palla quasi superiore al 90%, quindi veramente sto leggendo solamente i dati. E quindi va bene, noi ci vediamo al prossimo video, forza Napoli. Comunque questa è stata una partita veramente condizionata dal fatto che non c'era comunque un centravanti. Noi ci vediamo alla prossima, bella a tutti.